Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, allora nel video di oggi vi voglio parlare di un'avventura. Un'avventura di quattro ragazzi a Chernobyl. È un viaggio, raga, che vi giuro mi ha lasciato un sacco di emozioni. Ho vissuto delle robe inspiegabili. Ce la metterò tutta, ve lo prometto, in questo video per cercare di farvi immedesimare il più possibile all'interno di quello che vi racconterò, cercare di farvi capire nella maniera migliore possibile quello che abbiamo provato noi sulla nostra pelle, raccontandovi tutto il nostro viaggio a Chernobyl, un po' un diario di viaggio, ok? Allora, come dicevo prima, è uno di quei viaggi che, vi giuro, mi ha lasciato senza parole. Cioè, ultimamente, negli ultimi 3 mesi, ho visitato 4 nazioni, sono stato Croazia, Romania, Tenerife, Chernobyl e un sacco di posti comunque anche qua in Italia. Sono stati tutti bellissimi viaggi, però Chernobyl mi ha lasciato quel qualcosa di più. Mi ha lasciato quel un po' di amaro in bocca, quella malinconia di dovermene andare. Ok, potrà sembrare assurdo perché voi penserete, ma come può un posto dove c'è stato un disastro, una catastrofe, lasciarti malinconia? Tra l'altro, per chi non sapesse tutto quello che è successo a Chernobyl, ho fatto un video riguardo nei giorni scorsi, andate sul mio canale e lo trovate, così capirete anche meglio quello che è successo lì. Però vi giuro, raga, è stato bellissimo. Tutto parte quando insieme a Paul e Debbie decidiamo di andare a Chernobyl. Appena sento dire Chernobyl, 1500 immagini mi sono frullate nella testa, quelle che un po' si vedono su internet, si vedono nei film, nei videogiochi, ovunque, e avevo un'idea completamente sbagliata, lo ammetto. Io sono partito e sono andato là convinto fosse solo un ammasso di palazzi abbandonati, macchine in mezzo alla strada come magari ci fanno vedere nei film, ma in realtà non è così. È assurdo da dire, perché dovrebbe essere un po' la patria, per chi fa urbex ad esempio, è proprio la patria, perché dici wow, una città abbandonata, wow. Raga, non fraintendetemi, c'è stata una catastrofe a Chernobyl, sono morte tantissime persone, ok? Non voglio dire wow su una roba del genere, assolutamente. Tralasciamo per un secondo la catastrofe, pensiamo solamente al luogo, ok? Quello che vede i nostri occhi. Quello che vede i nostri occhi è una città completamente abbandonata, con ancora tutto all'interno, o perlomeno quasi tutto all'interno. Fatto sta che decidiamo di andare a Chernobyl, è venuto anche Jack, doveva venire anche Marco, però purtroppo poi col lavoro non è riuscito a essere dei nostri, purtroppo. Ci siamo affidati ovviamente a una sorta di tour operator che organizza viaggi nell'area di esclusione, perché non si può andare da soli all'interno dell'area di esclusione. Si può visitare Chernobyl e Pripyat, perché Pripyat è il nome della città dove effettivamente c'era il reattore che poi è esploso. Però ora andiamo con ordine. Allora, lì proprio regime militare, sveglia alle 7 del mattino, cosa che io non ero assolutamente abituato, perché sono abituato magari ad andare a dormire alle 3-4 di notte, svegliarmi 10-10 e mezza, più o meno questi sono i miei orari, quindi svegliarmi alle 7 del mattino è stato un trauma. Comunque ci caricano da Kiev, andiamo verso la zona di esclusione. Fatto sta che appena entriamo in Pripyat, c'è il controllo da parte della polizia, dei militari, controllo passaporti, controllo biglietti per entrare. Allora, adesso siamo fermi al dogana militare, controlleranno i passaporti e tutto. In teoria poi dovremo entrare. Il nostro viaggio a Chernobyl inizia qua, prima dogana. Entriamo e ci danno subito una sorta di, chiamiamolo, computerino, ok? Da appendere al collo, dovevamo tenerlo tutto il giorno. Quel computerino serviva per capire quante radiazioni stavamo prendendo il nostro corpo, quante radiazioni era esposto. Tieni, amico. Mettetevi sul collo. Sì, io avevo una misurazione diversa. Una misurazione diversa perché in base a quante cose... Non mi piace che qualcosa mi c'è, vi dica, perché io sarò tutto il tempo da controllare. Giusto per non fraintenderci, anche qua in Italia, anche qua dove sono adesso, anche a casa vostra, ovunque ci sono radiazioni. Ci sono radiazioni portate da telefoni, wifi, aria, qualsiasi cosa. Appena superiamo i controlli, tutto quanto, iniziamo a riprendere come dei matti, perché io vedo queste cose, cioè, devo filmare tutto, sono arrivato a casa con miliardi di giga di materiale, però sono contento così. Alex è la nostra guida, ci ha chiesto cosa volete visitare per primo, e la prima cosa che abbiamo visitato è proprio il centro di Pripyat. Thank you.
Lì, quando ero in mezzo a questi palazzi, mi sono sentito un attimino emozionato, perché prima di andare a Chernobyl ho visto la serie TV di HBO, hanno fatto una serie su Chernobyl che è molto fedele a quello che poi troveremo a Pripyat e Chernobyl, e subito ho pensato, qua sono stati tutti sfrattati di casa, sono stati tutti evacuati in pochissimo tempo, ok? Li hanno presi, gli hanno detto tornerete tra qualche giorno qua nelle case, date da mangiare ai vostri gatti, ai vostri cani, date da bere alle piante, tra qualche giorno torneremo. Ma in realtà non sarebbero mai tornati, nessuno sarebbe mai tornato a Pripyat. Quindi vedi questi palazzi che respirano ancora, vivono ancora. Non è solo un luogo abbandonato, raga vi giuro mi sta venendo i brividi, non è solo un luogo abbandonato come potrebbe essere qualsiasi altro tipo di luogo che ho visitato, dove entri e sì, si sente un qualcosa, però non così forte. Senti la città viva, anche se in realtà di vivo non c'è nulla lì dentro. Oltretutto non si può entrare ovunque, in alcuni palazzi è proibito entrare, alcuni perché magari stanno crollando, altri perché le radiazioni sono troppo alte, quindi non si può proprio girare ovunque all'interno dei palazzi. Penso che quando sentiate anche voi la parola Chernobyl, la prima cosa che vi viene in mente, oltre ovviamente al reattore, è il Luna Park. Luna Park è, penso, l'icona di Chernobyl, tutti fotografano questo Luna Park, tutti vanno nel Luna Park, è famosissimo. Siamo stati lì, ovviamente, il park è stato attivo solamente un giorno. Questo perché? Perché il 26 aprile, giorno dell'esplosione del reattore numero 4, le persone, vedendo il fuoco, vedendo questa sorta di, come dire, raggio luminoso che andava verso il cielo, sono andati tutti sul ponte, su un certo ponte chiamato Ponte della Morte, per vedere proprio quei rocchi. Il problema che serve, il problema è che le radiazioni stanno proprio colpendo completamente. Quindi cosa hanno fatto? Hanno aperto in fretta e furia il Luna Park, dicendo raga, inaugurazione Luna Park anticipata, per spostare i gruppi di persone che si erano fermati lì per vedere un po' lo spettacolo, anche se macabro, farli andare al Luna Park. Ovviamente tutte le persone che abitavano a Pripyat, Pripyat è una città che è nata nel 1970 apposta per la centrale, le persone che lavoravano nella centrale alloggiavano a Pripyat insieme alla loro famiglia, in una città di circa all'epoca 50.000 persone, quindi abbastanza grossa. Queste persone, queste 50.000 persone, non sapevano che stavano respirando radiazioni, erano a contatto con radiazioni, e purtroppo i danni sarebbero stati assurdi. Le radiazioni non si può tornare indietro, non c'è cura. Se sei esposto a radiazioni rischi veramente tanto. Se sei esposto così tanto come all'epoca, la tua vita, sai già che sei una bomba orologeria, non durerai tanto. Questo l'ho capito a Pripyat, ho capito una cosa, che loro purtroppo il tempo che noi bravavamo tanto, il tempo che noi controllavamo tanto, non ce l'hanno avuto, perché hanno finito di evacuare la città il 10 di maggio. Raga, capite? 14-15 giorni in mezzo alle radiazioni. E non si parla più di radiazioni di adesso, si parla di radiazioni dell'epoca, quando dovevano ancora ripulire tutto, c'erano pezzi di graffite, pezzi di reattore ovunque per la città. Le radiazioni a Pripyat ci metteranno tanto, tanto, tanti anni, migliaia, migliaia, migliaia di anni per tornare una città vivibile. Ora le uniche forme di vita che vivono sono animali, ovviamente, che tra l'altro ho fatto video anche sugli animali strani, gli animali mutanti di Chernobyl, perché ho trovato le robe veramente assurde, andate a vedere sul mio canale. Allora, prima detto animali, mi viene un po'... cioè mi emoziono un po', perché sapete quanto io amo gli animali, quanto amo tutti i tipi di animali, i gatti, i cani, qualsiasi cosa, lì ho visto veramente tantissimi cani. E questi cani mi hanno fatto veramente impressione, perché erano, cioè, non erano i classici cani randagi, erano cani che comunque volevano coccole, volevano salutarti, arrivavano lì, scodinzolavano, si buttavano per terra, facevano le feste, però non hanno potuto toccarli, perché comunque vivono a Pripyat, dormono sulle radiazioni, bevono acqua radioattiva. Però vi giuro quanto mi ha fatto male al cuore vedere tutti questi animali, che poi, non so, io li salutavo tutti, non li toccavo, però li parlavo, no? Ok? E loro ci seguivano durante tutto il nostro tour, e vedevano sempre dei cagnolini che magari ci venivano dietro, ci scodinzolavano. Ciao belli, ciao. Vorresti giocare, lo so. Cioè vorrei toccarli, però la guida mi ha detto di no, perché sono altamente radioattivi. E pensate che comunque questi cani
hanno una aspettativa di vita che è molto molto più bassa rispetto a qualsiasi altro tipo di cane. Loro ovviamente non sanno che ci sono le obiezioni, quindi potete immaginare. Mi fanno veramente, cioè, non lo so, mi fa veramente pena. Tutti gli animali qua mi fanno una pena assoluta. Però ho notato che tipo la guida più volte tiene la parte del cibo e glielo porta. Quindi, cioè, spero che faccia così tutte le guide, perché almeno questi poverini riescono a mangiare qualcosa di paradossalmente sano. Cioè, vorrei adottare di tutti, però non posso. Sentimi, continua a seguire. Perché nei vostri cattedrali, per esempio, sono... Pensare che poverini, loro se ne possono andare da lì. Nessuno li obbliga a rimanere lì. Sono liberi di andare verso altre città. Alla fine, spostarsi di 100 km per un cane, quanto ci può mettere? 3, 4, 5 giorni? Può spostarsi, può andarsene. E io li guardavo e dicevo, poverino, tu non sai. Tu sorridi, tu scodinzoli, tu mi guardi, ma tu non sai. Tu non sai che stai respirando radiazioni, stai dormendo sulle radiazioni, stai bevendo acqua radioattiva e la tua vita purtroppo sarà molto più breve rispetto a qualsiasi altro cane. Questo mi ha fatto effetto. Infatti ora che sono tornato voglio documentarmi, sicuramente ci saranno associazioni per i cani, cercare di aiutarli in qualche modo, non so in che modo, però cercare di aiutarli. Alex mi ha garantito che tutte le guide li portano da mangiare, tutte le guide li portano le crocchette, cercano di rendergli la vita bella, felice. Passando a un altro argomento, perché vi giuro, mi fa stare male, io... Sono una persona non troppo sensibile, faccio fatica. Sono una persona molto sensibile, però faccio fatica a tirar fuori le emozioni. E non lo so perché, se è un mio scudo personale, non ho idea. Una cosa che però mi fa proprio tirare fuori tutto sono gli animali. Cioè, io vedo gli animali e non riesco a stare impassibile. Cioè, vedo un cane lì che sta male e non riesco a voltarmi dall'altra parte. Forse è brutto da dire, cioè non prendetemi, però soccorrerei più un cane malato che un uomo malato, ok? Ora vabbè, no, soccorrerei qualsiasi tipo di persona, però voglio cambiare argomento, basta, che poi se no ci sto troppo male.